Amici del canale, eccoci qui, uscite adesso dal Premier Inn, sono le 8:15, iniziamo questa nuova avventura, la West Island Way in Scozia, daje! E dai, va. Eccoci, sono le 9 e iniziamo. Siamo stati da Iron Chef, preso il gas. Andiamo. Eccoci, un'ora più o meno, senza più, un'ora, siamo qui, quella laggiù che si vede laggiù dovrebbe essere Coney Hill, che domani ci tocca scalare. Oggi la considerano una bella giornata, boh. Almeno non piove, dai. Ecco, tipica casina scozzese. No, vabbè. La bandiera nel giardino. Parole. Vabbè. Consiglio numero uno, attenzione a dove camminate per strada, perché qui camminano al contrario. Uno attraversa abituato e arrivano dalla parte sbagliata. Porca miseria. Dai. Eccoci. Sono 10:30, quindi un'ora e mezza che camminiamo. Mancano 8 miglia. E quella laggiù, quella montagna laggiù, dovrebbe essere Coney Hill, che domani dovremmo salire e scendere dall'altra parte, quindi se ho ragione dovremmo arrivare nei dintorni di quel coso lì. Vediamo. Eccoci, 2:30 che camminiamo, 11:30. Di giù c'è la distilleria, Glencoe Distillery, ma ovviamente non ce lo facciamo il giro perché non bevo. La strada prevede una piccola deviazione, c'è un sentiero che porta lì, e mentre la Western Way prosegue dritto.
davanti a noi, non ce la faccio a raggiungerli, ma c'è il primo kilt indossato da un maschio che vedo. Vediamo se riesco a raggiungerli, lo riprendo. A dopo. Eccoci qua, ho mangiato al Beach Tree Inn, si mangia bene, c'è anche una fattoria con un po' di animali in giro. Ok, adesso gli ultimi 7 km fino a Driven. Eccoci, è l'una, mancano 4 miglia a Driven e inizia un po' a piovere. Cartolina. Eccoci, 1:30. Ci avviciniamo a Driven. Dai!